Baranta, sono gli anni che rappresentano la mia esperienza in Sardegna. Mario Faticoni venne a vedere un mio spettacolo a Roma, il Woyzeck, e da quest'incontro nacque in fondo una collaborazione che è durata, ecco, 40 anni. Ci disse che questo spettacolo gli interessava molto, che avrebbe voluto portarlo a Cagliari e così fece. Alla fine del 69 fu realizzato il primo festival di teatro sperimentale a Cagliari e arrivammo con il nostro Woyzeck. Da questo nacque, come dicevo, una collaborazione che durerà negli anni, perché già nel 70 mi chiesero di fare una regia per l'allora CIT, che diventerà poi Cooperativa Teatro di Sardegna, e abbiamo scelto Brecht. Brecht perché già io stavo a Roma sperimentando quest'autore e presentammo L'eccezione e la regola e La bottega del pane, uno spettacolo che ha avuto molto successo, che ha avuto la fortuna e la possibilità di portare un teatro nuovo in Sardegna, abituati alle compagnie che venivano da fuori e toccavano le piazze più importanti. Con questo spettacolo si riuscì a non solo portare in queste stesse piazze uno spettacolo nato in Sardegna, ma anche a toccare anche piazze più piccole. Dopo questo arriviamo al momento più importante, la nascita di Sugonnotto. Infatti io conosco Romano Ruiu, che mi parla di questo spettacolo e mi chiede di curarne la regia, cosa che non potrò fare con lui presente perché poverino morì dopo pochi anni, ma la Cooperativa Teatro di Sardegna del 75 mi chiede di fare la regia di questo spettacolo, che io accolgo con molto entusiasmo. Con Sugonnotto, per la prima volta la gente presenzia a uno spettacolo teatrale e principalmente uno spettacolo che parla della loro storia, di loro. E quindi il successo è enorme. In tutte le piazze dove andiamo, paesi, paesetti, città, la partecipazione è veramente totale. Addirittura a volte le stesse persone che avevano visto lo spettacolo 2 sere prima tornano nel paese accanto per rivederlo. E questa cosa fa sì che dei Sugonnotto siano presentate più di 350 repliche. Ma il successo non è solo regionale, perché Sugonnotto viene invitato in parecchie festival importanti nazionali, come la Biennale di Venezia, come il Festival delle Cinque Terre, il Festival Teatrale di Sant'Arcangelo di Romagna, va a Torino, a Milano, quindi ha anche un successo fuori dell'isola. Oltre a Sugonnotto, la mia esperienza teatrale legata alla Sardegna continua con altri due spettacoli, sempre di argomento sardo, come Parliamo di miniera, che affronta il discorso della storia della classe operaia dei minatori, dai fatti di Bugerru fino agli anni 70, e poi con Carrasegare, che è uno spettacolo che mette insieme un po' tutta la problematica sociale della Sardegna. Quindi parla sì dei contadini, dei pastori, dei minatori, degli operai del petrolchimico, cioè affronta un po' tutta la problematica sociale, politica e anche economica della Sardegna, e per questo spettacolo scelgo una forma particolare, cioè quella del carnevale. Ogni argomento viene realizzato attraverso le varie forme del carnevale sardo. E questa è stata, diciamo, per me un'esperienza importante nella quale mi sono dedicato totalmente e che veramente rimane un bagaglio meraviglioso della mia vita.